See that look in your eye. You're tired of all of the lies. But I have a message. Un famoso ciclista che ha fatto la storia di questo sport a livello nazionale e internazionale e una giovane campionessa mondiale, peraltro legati da parentela, che hanno avuto l'onore di porre sull'apposito piedistallo lo splendido trofeo senza fine, simbolo del Giro d'Italia, che il prossimo maggio metterà in scena la sua 107ª edizione. Sono stati il grande Franco Balmamion, ultimo atleta italiano a fare doppietta nella corsa in rosa, e la brava e promettente Anita Baima, capace invece di vestire nel 2023 la maglia ridata di pista. Il padrino e la madrina speciali della presentazione della tappa San Francesco al Campo Europa, la seconda della competizione 2024 che, tra l'altro, vedrà il Piemonte in primissimo piano. La galleria del centro commerciale ha fatto da sfondo nel pomeriggio di sabato 9 marzo al vernissage, che ha permesso di conoscere alcuni dei principali retroscena che porteranno il prossimo 5 maggio a una nuova manifestazione di alto livello, splendida vetrina per il nostro territorio. Tra ospiti, spettacolo, musica e momenti istituzionali, è stata questa l'occasione per fare un ulteriore passo verso l'evento della prossima primavera, il quale, grazie al sapiente lavoro tra RCS Sport, Regione Piemonte, Comune di San Francesco al Campo e Velodromo Francone, permetterà di scrivere l'ennesima pagina di livello per sport canavesano. Alla presenza di molti amministratori del territorio, autorità militari non, appassionati, semplici e curiosi, il pomeriggio sanfranceschese è stata occasione per conoscere un po' più a fondo ciò che ci attende. Grande soddisfazione è stata espressa da quelle che sono state tra le principali colonne del progetto, a iniziare dall'assessore regionale allo sport Fabrizio Ricca, per quindi proseguire con i padroni di casa, Diego Coriasco, sindaco di San Francesco al Campo, Davide Francone, presidente del velodromo, e Giacomino Martinetto, nome e volto storico della società ciclistica canavesana. La corsa in sé sarà carica di significati, non solo perché è la prima che prevede nella storia del giro una partenza all'interno di un velodromo, ma anche perché darà l'opportunità di ricordare a 25 anni di distanza una delle imprese di Marco Pantani, cioè la sua vittoria epica proprio al Santuario d'Europa. A questo punto la fase di avvicinamento è sempre più definita e con essa chi ama lo sport, ma anche il canavese, non può che prepararsi per quello che promette di essere una straordinaria emozione. I want you to stay.